Buongiorno, eccoci ben ritrovati all'appuntamento del mercoledì mattina per fare un po' di approfondimento, di conversazione, di dialogo, di discussione su aspetti viticoli, ma che diventano sempre più anche enologici, visto che ci avviciniamo alla vendemmia, anzi, la vendemmia è già iniziata in alcune regioni e aree d'Italia. E in altre ci si sta avvicinando con i controlli del vigneto, il monitoraggio, i controlli della qualità, della sanità. E quindi ecco che anche oggi cioè, portiamo e diamo un elemento in più per dare un motivo andare in vigneto a controllare la qualità delle uve, la sanità delle uve e ragionare, quindi dedurre dalle osservazioni che cosa sta succedendo nelle bacche per cogliere il miglior momento di maturazione, che normalmente non è una fase fenologica, ma è una data, è un elemento, diciamo, che viene deciso sulla base delle esigenze enologiche del mercato e di vari altri fattore per cui si decide di vendemmiare in un determinato momento di questo processo di maturazione. Allora, oggi, ospite di oggi è un ricercatore, una persona esperta che conosco da molti anni e che con piacere ho invitato stamattina a parlare dell'evoluzione della bacca. Bacche bianche e bacche nere, e quindi vi presento subito l'ospite di oggi. Eccoci qua, buongiorno Diego Tomasi. Buongiorno a tutti, ciao, ciao Giovanni, buongiorno. Buongiorno Diego, ciao, piacere, grazie di aver accettato questo invito che appunto a parte un po' di sveglia magari di operatività, perché ovvio ci si sveglia prima delle 7:30, poi alle 7:30 già essere pronti a fare una chiacchierata, no? Così, connessi con altre persone, meno usuale, ma per essere vicini ai ritmi viticoli è un buon orario, no? In questi giorni sicuramente. Allora, intanto Diego, io ho preparato una breve introduzione in cui ho fatto un focus su alcuni elementi meteorologici, climatici dell'Italia che interessano diverse zone e areali italiane, che così li vediamo insieme e poi così passiamo un po' all'approfondimento dell'evoluzione di come maturano le bacche, di come la vite si prepara o si deve preparare, no? Eccoci qua. Allora, oggi è la 33ª settimana dell'anno, quindi 18 di agosto cade nella 33ª settimana dell'anno. La fase fenologica media in Italia, rilevata da tutti gli ampelonauti, che saluto, e da tutti i tecnici, viticoltori vignaioli che vanno in vigneto e oltre a fare diverse osservazioni, segnano con cura anche la fase fenologica. La media in Italia è 83. Vuol dire che il 75% degli acini è invaiato. Sicuramente verso la prossima settimana saremo verso l'84, ma non in tutta l'Italia avremo una fenologia completa, anche se è interessante che in alcune zone d'Italia i bianchi sono già quasi terminati, no? Parlo della Sicilia. In alcune aree. La fase della luna è crescente ed è al visibile l'81% e ha un'età di 10 giorni e 40, 10,49 giorni. Allora, ecco qua, questa è una nuova visualizzazione. In quelle precedenti, ma che riprenderò anche nelle prossime settimane, avevo trattato in questo format di visualizzazione. La comparazione di 30 annate, rappresentata ognuna da un punto più o meno grande, che adesso vi spiego, ma per quanto riguardava l'accumulo delle piogge e la sommatoria termica, rispettivamente nell'asse orizzontale,
e nell'asse verticale. Questa rappresentazione sempre delle aree viticole nord-est, che è questa, nord-ovest, centro e sud, l'ho cambiata per essere più vicini all'argomento della maturazione delle uve. Quindi qua che cosa trovate? Nell'asse orizzontale le temperature medie dei 30 anni e ovviamente la temperatura media del 2021 che la trovate qua. Nel quadrante a destra in alto, un punto il più scuro di tutti perché è il più recente, quindi il colore di questi punti cambia in funzione della lontananza, diciamo così, dalla vicinanza dall'attuale, quindi il più scuro è il 2021 e il più chiaro è il 30 anni fa. Poi nell'asse invece quello verticale c'è l'escursione termica. L'escursione termica media è rappresentata da questa linea tratteggiata che taglia a metà il grafico e che riporta la media dell'escursione termica dei 30 anni delle zone viticole del nord-est, che è circa 10 gradi, e poi ogni annata si rappresenta in un certo punto di questa figura. Questa sono rispettivamente escursione termica e temperatura media dall'invaiatura, quindi dall'invaiatura ad oggi degli ultimi 30 anni, quindi il paragone, il periodo di tempo è dall'invaiatura alla 18 di agosto, cioè la 33esima settimana dell'anno. Le annate che si posizionano nel quadrante sinistro in alto sono sicuramente quelle più fresche, cioè le temperature medie inferiori e con maggiore escursione, e vedete qua sono annate che ormai risalgono al passato, quindi non ci sono all'interno di questo quadrante annate recenti, mentre troviamo alcune annate recenti nel quadrante a destra in basso, che è rappresentato da temperature medie elevate e basse escursioni, minori escursioni. Che cosa interessante, noi quest'anno, il 2021, è nel quadrante per il nord-est, poi vedremo gli altri, alto e sinistro, quindi escursioni elevate, però temperature medie di circa 24 gradi e mezzo. Vedete che l'oscillazione delle temperature medie può andare dai 20 gradi e mezzo ai 26 gradi e mezzo, quindi una grande range di variabilità di temperature medie, quindi un'annata più calda quest'anno con elevate escursioni. Bene, positivo, poi vedremo come andrà avanti nelle prossime settimane, e altre annate più fresche, interessanti, che sono anche però con minore escursioni. Ah sì, ecco, dimenticavo, ultima cosa, la dimensione di questo punto è data dalla quantità di pioggia, più i tondi, quindi il cerchio è grande, maggiore sono la quantità di pioggia, quindi i punti più piccoli rappresentano annate in cui la somma delle piogge è stata inferiore. Sì, quindi se questa è la situazione del nord-est, quindi sì, escursioni termiche di circa 11 gradi e mezzo medie, infatti temperature fresche di notte ed elevate di giorno, ma che oscillano intorno a temperature medie dei 24 gradi e mezzo. Se andiamo a vedere il nord-ovest cambia, vediamo una distribuzione delle annate tendenzialmente diversa, e anche se vediamo che a destra della media, della temperatura media, ci sono le annate più recenti, cioè i pallini più scuri, sono abbastanza sulla destra, vuol dire le temperature medie più elevate, quest'anno abbiamo escursioni termiche per adesso al di sotto della media, circa di anche qua 9 gradi e mezzo, perché la temperatura 9 gradi e mezzo di escursione, esatto, rispetto a un'escursione media di più di 10 gradi, quindi mediamente hanno un'escursione termica maggiore il nord-ovest. Quindi ecco qua il 2021, quindi vedete qua il più scuro di tutti questi. Nel centro, al centro abbiamo una distribuzione delle annate, che anche in questo caso le più recenti sono sulla destra, quindi con temperature medie più elevate. Qua troviamo il 2021 nell'incrocio dei 24 gradi e mezzo di temperatura media di questo periodo e un'elevata escursione 12 e mezzo.
capite che il concetto è a che temperatura ho una elevata escursione. Certo, il massimo io lo vorrei avere con temperature medie fresche ed escursioni elevate, ma questa è la rarità di quelle annate in cui questo avviene, ma non è così frequente. E andiamo a vedere velocemente anche il Sud Italia. Nelle regioni viticole del Sud Italia, il 2021 lo trovate nell'estrema destra, vuol dire le temperature medie di queste 4-5 settimane dall'invaiatura ad oggi più elevate degli ultimi 30 anni, con sì elevate escursioni termiche, ma escursioni che variano nell'intorno di temperature medie più elevate. Questo ovviamente ha delle ripercussioni sulla fisiologia della bacca, sull'accumulo degli antociani, sulla accumulo, sintesi, accumulo o degradazione anche di componenti aromatiche. Bene, allora io con questa, eccoci qua Diego, con questa così introduzione per parlare di evoluzione della bacca. So che tu Diego hai fatto e fai da molti anni nel tuo areale, nella zona principalmente più vicina all'area appunto così veneta, ma non solo, perché ti sei occupato di progetti viticoli di medio e lungo periodo anche in altre zone d'Italia e sempre so hai seguito forse anche a differenza di altri l'evoluzione della bacca stessa e quindi per arrivare poi a un risultato finale pre-vendemmia, se non sbaglio, giusto? Sì, sì, grazie Giovanni. Sì, è vero, mi ricordo agli inizi del mio lavoro, che purtroppo risalgono 30 anni fa, studiare l'evoluzione della bacca era soltanto studiare lo zucchero e l'acidità. Poi mi ricordo nel 93-94 il grande passo in avanti è stato scomporre l'acidità in acido malico e acido tartarico e quindi pensate negli ultimi 20 anni che evoluzione incredibile si è fatta fino ad oggi, dove andiamo a studiare proprio le singole molecole aromatiche e non più soltanto le sostanze coloranti nel loro insieme, ma anche a scindere le diverse antocianidine e così via. Per cui in questi 30 anni, grazie ovviamente anche alla possibilità di avere nuovi strumenti e quindi nuove tecniche, sono fatti veramente dei passi da gigante. Quindi pensate, già sembrava tanto potersi avere malico tartarico, oggi questo lo fanno, credo, quasi tutte le cantine. Io mi ero preparato un discorso un po' generale, però mi stimola adesso già questa introduzione che ha fatto Giovanni. Escursione termica, dovremmo secondo me fare... puntualizzare, sì. Perché non è l'escursione termica in se stessa che è importante, perché ancora Cleaver 20 anni fa aveva dimostrato che a volte vengono meglio, cioè si ha una maggior sintesi di sostanze aromatiche, sostanze coloranti, con giornate fresche e notti non troppo fresche, no? Quindi l'importante è che le giornate non siano troppo calde, ma neanche le notti devono essere troppo fredde, perché quando noi scendiamo al di sotto dei 11-12 gradi centigradi, a quel punto non è che sia positivo avere una grandissima escursione termica, perché quelle temperature lì sì, ti possono salvaguardare un po' meglio l'acidità, ma non sono ideali per la sintesi di tutti questi composti secondari. Per cui allora c'è da dire che l'escursione termica ideale che noi abbiamo avuto e che abbiamo studiato sia in termini di sostanze aromatiche che coloranti sono intorno ai 12,5 ai 14 gradi. Quella è l'escursione termica massima ideale per avere appunto uno stimolo alla sintesi delle sostanze più importanti poi dell'acido. Però altrettanto valido e importante è considerare che non ci devono essere temperature giornaliere eccessivamente elevate, cioè le temperature di queste ultime settimane con temperature massime 30, 32, 35 gradi, poi se di notte venissero, faccio per dire, 20 gradi, questi 15-18 gradi di escursione termica non sono poi così efficaci come lo potrebbero essere temperature giornaliere di 25 gradi e temperature sempre notturne di 20 gradi. Quindi l'escursione termica ideale è 15, ma non prendiamolo
parola come valore assoluto. L'importante è che durante il giorno non ci siano temperature troppo elevate. Difatti Giovanni ha sottolineato che andiamo verso stagioni, verso prime maturazioni con temperature massime sempre più elevate, e questo non è positivo. Ed è importante che di notte si raggiunga un certo plateau che può essere intorno ai 15-18 gradi, 18-19 gradi, ma non al di sotto di 15, altrimenti anche a quel punto poco importanti sarebbero le temperature fresche notturne. Per cui sono due cose un po' correlate, insomma, ma non è solo l'escursione termica in sé stessa che è importante, bisogna anche vedere come questa escursione termica è composta, si costruisce. Comunque, concordo, l'escursione termica è un elemento fondamentale. Importante che questa escursione termica avvenga non prima dell'invaiatura, ma dopo l'invaiatura, ci siano queste escursioni. Difatti è un elemento che si considera sempre quando studiamo un ambiente, quando studiamo un'area viticola e così via. Ovviamente queste escursioni termiche hanno più o meno importanza nelle varietà bianche per la sintesi delle sostanze aromatiche e nelle varietà rosse per la sintesi delle sostanze invece coloranti. Però in quello che mi ero immaginato per raccontarvi riguardo alla maturazione delle uve, vorrei fare un po' un passo indietro e dire che non dobbiamo pensare che la qualità la si faccia soltanto dall'invaiatura in avanti. È vero che dall'invaiatura è proprio un momento netto, preciso, che la natura ha creato, ha segnato, affinché da questo momento in avanti tutto ciò che avviene serve per rendere più appetibile per gli uccelli, per gli animali l'uva, e quindi avere una strategia di disseminazione della specie, e quindi dall'invaiatura in avanti, che sia l'accumulo degli zuccheri, sia la degradazione degli acidi, che ovviamente non sono appetibili per questi animali che dicevo, e poi la sintesi di sostanze coloranti, più attraenza del grappolo, sostanze aromatiche altrettanto più piacevoli o anche proprio odorosamente più attraenti per gli animali. Allora, dicevo, non consideriamo soltanto ciò che viene dall'invaiatura in avanti, ma anche ciò che io ho fatto fin dal momento del germogliamento all'invaiatura, perché la pianta deve essere portata, bisogna arrivare all'invaiatura con una pianta che sia nelle condizioni ideali per poter poi mettere in atto tutta quanta quello, quasi uno sconvolgimento ormonale che la porta alla sintesi di questi altri composti. Quindi intendiamo dire, io credo che la gestione della parete fogliare sia probabilmente l'arma più importante, lo strumento più importante che il viticoltore in questi anni ha per gestire bene una parete fogliare e portarla nelle ottime condizioni per la sintesi di questi composti di cui parleremo dopo. E lo strumento migliore, io credo, che stiamo mettendo a punto è la defogliazione. Ci sono oggi delle macchine di una precisione incredibile, ce ne sono tantissimi modelli, si dividono fondamentalmente in due gruppi, quelle che permettono di lavorare prima della fioritura, in concomitanza con la fioritura, quindi quelle a getto d'aria, e poi le altre, ma credo che veramente la defogliazione sia lo strumento più importante che oggi si può avere. Perché? Perché in funzione del momento in cui la si fa, in funzione dell'intensità in cui la si fa, si predispone la pianta per un certo risultato poi anche qualitativo. Per cui 5 sono i momenti della defogliazione, ma probabilmente questi sono già argomenti che avete affrontato, insomma, prefioritura, immediatamente dopo la fioritura, e poi nel corso della posta legagione, invaiatura e addirittura anche a circa 7-8 gradi Brix per ridurre anche la graduazione zuccherina. Per cui la defogliazione credo veramente sia un argomento che dovrebbe essere studiato e compreso proprio nei dettagli, perché ha veramente la capacità di poter permettere poi diversi stadi di maturazione delle uve. Seconda cosa importante è proprio anche la gestione della concimazione. Abbiamo dato poca importanza soprattutto al momento in cui la pianta ha maggior bisogno di alcuni elementi. Tra questi l'azoto, abbiamo visto, è forse l'elemento che più degli altri può creare danni o può creare benefici. E i danni sono i danni in termini ambientali, quando noi sprechiamo questo azoto, quando noi lo diamo ad esempio al germogliamento. La pianta in quella fase lì non è in grado di assorbire l'azoto che io do al terreno, quindi l'azoto deve essere presente dalla fioritura fino all'invaiatura. Quella è la fase in cui la pianta veramente lo assorbe e l'azoto serve per tutta quanta la predisposizione poi per la sintesi degli acidi, la sintesi degli aminoacidi e così via. Pensate che ancora in fase di fioritura
la pianta assorbe solo un 20-25% dell'azoto di cui ne ha bisogno, proprio dalla fioritura in avanti che l'assorbimento poi avviene a pieno ritmo. Per cui l'azoto va dato poco prima della fioritura e poi si può protrarre fino all'invaiatura. Allora, ecco, in questa fase, soprattutto dato questo clima che effettivamente sta cambiando, questo clima che quotidianamente ci deve porre delle domande e ci deve porre degli obiettivi. Quest'anno è stata un'annata, secondo me, estremamente tormentata, no? Vi ricordate, abbiamo avuto un colpo di caldo a fine marzo, sono partite le gemme, e poi è venuto freddo e tutto si è bloccato. Abbiamo avuto a distanza anche di 200 metri viti che avevano già 20 centimetri e viti che dovevano ancora germogliare. Abbiamo avuto ad aprile la gelata, e poi è partito il brutto tempo, quindi maggio con un po' di giugno con 22-23 giornate di pioggia, 250 mm. Poi le piogge si sono interrotte fin quasi a metà luglio, con temperature molto elevate, poi temperature da ondate termiche, per cui tutta questa variabilità climatica ci obbliga ad avere una gestione annuale della parete vegetativa e della mia vite che probabilmente 20 anni fa non doveva essere così precisa e così scientificamente studiata. Non possiamo permetterci oggi di tralasciare operazioni quali la gestione della parete vegetativa, ad esempio, o la gestione della concimazione, o la gestione anche della difesa, perché abbiamo un clima che è assolutamente imprevedibile e quindi la pianta dobbiamo renderla il più possibile plastica, cioè che non sia una pianta che magari con 10 giorni di pioggia, questa pianta, magari un'esagerata sviluppo vegetativo perché ho sbagliato a fare la concimazione, ecco che quella pianta sarà soggetta a dei rischi che non lo è se una pianta è molto più in equilibrio. E un mese di maggio così piovoso, quest'anno le aziende che avevano preparato bene i terreni, che li avevano lavorati durante l'inverno, che li avevano decompattati, che li avevano drenati, hanno potuto gestire il loro vigneto in modo migliore rispetto invece a chi non l'aveva fatto, quindi si sono trovati con le vegetazioni ingolfate, o meglio con terreni ingolfati, difficili nel loro transito e quindi con tutta una serie di complicazioni. Per cui il lavoro del viticoltore inizia dal germogliamento e finisce col germogliamento dell'anno dopo. Non è più come una volta che c'erano dei periodi in cui ci si poteva anche permettere di dire bene, adesso mi dedico a qualcos'altro. E allora, dicevo, concimazioni. Mi soffermo ancora un attimo sull'azoto. Sì. Allora, queste elevate temperature e soprattutto per obiettivi enologici che vedono nel Veneto e nel Friuli la destinazione a base spumante tra le più importanti, mi devono porre l'obiettivo di avere delle uve che riescono per quanto possibile a conservare l'acido malico e l'acido tartarico. E credo che sia, insomma, evidente che in queste annate questa acidità delle uve sempre più impensierisce il viticoltore, prima l'enologo poi, ma noi sappiamo che la tecnica più errata sarebbe quella di anticipare la vendemmia quando abbiamo ancora acidità, perché se l'uva non è matura rischierei di compromettere tutto il quadro aromatico, il quadro anche delle sostanze coloranti. Allora, proprio sulla base di queste certezze, dei momenti di assorbimento dell'azoto, abbiamo fatto delle esperienze negli ultimi 4-5 anni e abbiamo cercato di concentrare la distribuzione dell'azoto in due momenti fondamentali. Uno, e anche questa è una cosa ormai risaputa, in post vendemmia. 30% dell'azoto va dato dopo della vendemmia, perché è il momento in cui la pianta lo assorbe per accumularlo e per riutilizzarlo poi nella ripartenza del tiro dell'anno successivo. E il secondo momento invece dalla fioritura all'invaiatura. Nel caso specifico della Glera, e per un vigneto qui vicino per la zona qui di Conegliano, abbiamo fatto questa formula e abbiamo messo 13 grammi di azoto per vite dalla fioritura all'invaiatura suddiviso in tre momenti. Quindi vuol dire circa una quarantina, ecco, fate il calcolo con 3.000 piante etero, sono circa 40-45 unità di azoto, suddivisi in tre momenti dalla fioritura all'invaiatura.
Questo per cercare di mantenere sempre un minimo di attività metabolica nella pianta affinché ci sia sempre una sintesi innanzitutto certa e sicura di malico e tartarico sui massimi livelli che la pianta può accumulare fino al momento dell'invaiatura. Perché anche questo, se la pianta non ha questa sua attività metabolica di sintesi del malico tartarico, potrebbe anche non arrivare all'invaiatura con la quantità massima. Quindi questo innanzitutto garantisce questo plateau massimo, che in alcuni casi può essere anche di 40 grammi di litro, 40-42 grammi di litro suddiviso tra malico tartarico. Ma poi anche quello che noi dobbiamo fare è quello di cercare di rallentare il più possibile la degradazione dell'acido malico tartarico. E allora, se noi manteniamo nella pianta, attraverso questa somministrazione di azoto fino a ridosso dell'invaiatura, manteniamo una certa attività metabolica che riduce, che rallenta. Non possiamo sconvolgere una fisiologia della pianta, perché non siamo noi così forti per poterla sconvolgere, ma possiamo se non altro guidare. E abbiamo visto che con questa tecnica riusciamo ad avere delle uve con 2 grammi litro in più di acidità, di cui 1,5 di malico e il resto di tartarico. Quindi ecco, per dare concretezza a quello che dicevo prima, che la maturazione delle uve bisogna cominciare a prepararla già prima dell'invaiatura, e questo è un caso specifico. E abbiamo visto poi che questo maggior azoto, o questo modo di dare l'azoto, mi porta a delle uve con un 30-35% in più di amminoacidi, di azoto che poi si compone soprattutto di amminoacidi, e questi amminoacidi noi sappiamo essere le basi per la sintesi delle sostanze aromatiche. Per cui le prove che abbiamo fatto ci portano ad avere delle uve di glera e poi quindi dei vini che hanno anche una maggiore potenzialità aromatica attraverso questa strategia. Allora, noi arriviamo all'invaiatura con un piano di concimazione, in questo caso portato più sull'azoto per l'obiettivo che dicevo. Abbiamo una parete vegetativa che deve essere in grado di ricevere almeno il 50% della luce esterna, deve poter colpire perfettamente i grappoli e deve colpire nel maggior modo possibile le foglie. Quindi dobbiamo avere degli strati fogliari che non creino ingolfamenti, che non creino coni d'ombra o così via. Anche se anche qui dobbiamo stare attenti, perché diremo poi che grappoli eccessivamente esposti alla luce possono essere anche grappoli più compromessi poi nella sintesi aromatica. Per cui il giusto equilibrio tra sviluppo vegetativo e giusta copertura di grappoli, che però comunque ricordandovi questo 50% di luce che deve colpire bene foglie e grappoli della luce esterna. Stato idrico, anche questo ormai proprio per questa... Questo cambiamento climatico, cui non si può disconoscere, l'impianto di irrigazione e la gestione idrica è un altro sistema, perché quando parlavo prima dell'azoto dalla fioritura di invaiatura, è tutto accompagnato anche sempre da uno stato idrico ottimale della vite, perché anche qui stress idrico può essere positivo per alcune cose, ma negativo per altre. Per cui noi arriviamo all'invaiatura con una pianta che ha una giusta dotazione massima di acidità, non ha mai sofferto stati di stress idrico, una giusta parete fogliare. Quindi una pianta che si prepara per le fasi più importanti, che è quella della maturazione. Allora, maturazione vuol dire, ecco, ricordatevi sempre che tutto ciò che avviene dalla natura in avanti non è stata la natura, non lo ha predisposto per noi per fare il vino, per mangiare l'uva, ma lo ha predisposto per gli uccelli, per gli animali, affinché disseminino la specie. Sì, allora, innanzitutto abbiamo accumulo di zuccheri. Questi zuccheri, quasi per l'80%, sono zuccheri che arrivano dalle foglie che in quel momento devono essere attive. Allora, ancora una volta, l'attenzione alle femminelle, quindi cimature precoci, affinché le foglie delle femminelle abbiano raggiunto una dimensione maggiore rispetto alle foglie primarie. Ci vuole almeno un 70% di sviluppo fogliare alla femminella, perché questa diventi attiva per arricchire il grappolo di zuccheri. E ancora, in questi ultimi anni, anche voi vi renderete conto che le piogge che arrivano verso metà luglio
oppure dell'anno scorso, nel 2020, i primi di agosto, quest'anno, 10 giorni fa, queste piogge sono tremende per la peronospora, per aggredire le foglie giovani. Le foglie femminelle sono quelle più sensibili in quel momento, per cui anche la gestione della femminella fa sempre parte della gestione della chioma, ma con maggiore attenzione, perché sono le femminelle che arricchiscono di zuccheri i grappoli. Sì, per cui allora, l'80% sono zuccheri che arrivano dalle foglie e un'altra quota di zuccheri invece sono zuccheri che la pianta aveva prodotto e accumulato nel suo percorso vegetativo e che poi trasferisce ai grappoli. Per cui non sottovalutiamo che una quota di zuccheri arriva anche da sostanze di riserva che ha accumulato nel corso dell'estate. E abbiamo, dicevo prima, un livello di zuccheri, questi sono gli studi che ha fatto Pagliotti, che ha fatto Poli. Siamo intorno al 7-8% di Brix, sarebbe il momento ideale eventualmente per fare quella sfogliatura che vi dicevo prima, cioè eliminare la parte alta delle foglie per compromettere un po' l'accumulo degli zuccheri, quindi volutamente, e senza interferire con quello che è l'accumulo, con quello che è la sintesi di colorante, sostanze aromatiche. Questa è una strategia importante, forse per ambienti magari un po' più a sud dei nostri, però anche noi a volte, per certe varietà, non certo per la glera, ma per altre varietà, lamentiamo anche eccessive sintesi di zuccheri. Per cui ecco, lo zucchero è il composto principale, senz'altro. Poi abbiamo gli acidi, allora dicevo, dobbiamo arrivare a un plateau massimo, e gli acidi, come sappiamo, acido malico e acido tartarico. Ecco, l'acido tartarico viene direttamente sintetizzato, come mi scappava il termine, direttamente nell'acino, quindi non è trasferito dalle foglie all'acino, mentre l'acido malico, questo si forma invece anche nell'acino stesso. Devono essere questi composti, si formano sempre con un metabolismo vegetativo che sia abbastanza sostenuto, quindi non prettamente zuccherino, quindi carboidrati, ma ancora un metabolismo proteico. E quindi è importante, dicevo, che la pianta sia in questa fase di maturazione sia ancora sostenuta da un punto di vista anche del suo stato idrico, affinché l'acido malico e l'acido tartarico non vengano completamente degradati attraverso fenomeni di respirazione. Ecco, ad esempio, quando abbiamo delle notti abbastanza calde, l'acido malico diventa il substrato principale per sostenere la pianta nei suoi fenomeni di respirazione. E quindi allora, stato idrico, possibilmente queste escursioni termiche di cui si parlava prima, per conservare l'acidità. Quindi acido malico, acido tartarico, il malico è quello molto più sensibile, quindi che si degrada molto più facilmente nel corso della maturazione, acido tartarico invece è più stabile. Dobbiamo però sapere che se vogliamo dei vini, soprattutto vini bianchi, più freschi, piacevoli, l'acido malico deve essere sempre comunque su livelli almeno di 2, 3, 4 grammi litro al momento della vendemmia. Però non deve essere un acido malico che lo si ottiene con vendemmie eccessivamente anticipate, perché questo non sarebbe, probabilmente comprometterebbe anche la restante parte della composizione dell'acido. Anche perché i tessuti, le cellule non sarebbero ancora mature, voglio dire, no? Ci sarebbe la parte di mancanza di maturità cellulare proprio. Esatto. Quindi ecco, zuccheri. Vi ho detto quali sono le due origini, la principale è quella delle foglie ancora attive, quindi l'importanza di conservare una parentesi attiva, fisiologicamente attiva, una parte degli zuccheri invece arrivano da ciò che era stato accumulato. C'è anche una leggera quota anche di poi di trasformazione dell'acido malico in zuccheri, ma questo è abbastanza trascurabile. Per quanto riguarda il potassio? Ecco, anche il potassio è un altro argomento importante, perché anche un eccesso di potassio può portare a una degradazione acida. Allora, il potassio è fondamentale, perché senza potassio noi non avremo, il potassio è forse l'elemento prioritario che entra in tutte le vie enzimatiche e nelle vie metaboliche. C'è una correlazione positiva tra potassio e acidità, però quando si supera un certo livello, ecco che questa relazione diventa negativa, soprattutto anche perché il potassio, nel momento in cui si ha la spremitura, quando si rompono proprio le cellule, ecco che fuoriesce
dal vacuolo cellulare, ed è lì che si ha la precipitazione dell'acidità sotto forma di bidratato di potassio e così. Per cui anche lì nel potassio bisogna cercare il giusto livello, sapendo che ci deve essere, perché senza potassio non si ha acidità, ma con un eccesso di potassio si ha proprio l'effetto invece contrario, e specialmente proprio nella fase di spremitura di uva. Quindi acido malico e acido tartarico. Per quanto riguarda la glera, vi ho portato un po' l'esperienza che abbiamo fatto in questi anni, che riteniamo importanti, perché oltre a conservare l'acido malico si ha anche un maggior substrato per la sintesi di sostanze aromatiche sotto forma di aminoacidi. E dopodiché abbiamo poi tutto l'altro grande comparto di tutti i metaboliti secondari, che sono soprattutto sostanze aromatiche e sostanze coloranti. Allora, per quanto riguarda le sostanze aromatiche, diciamo che ci sono in natura, pensate, esistono più di 1000 composti che si relazionano a sensazioni odorose. Nella vitis vinifera questi 1000 composti si riducono a circa un centinaio, che sono stati studiati, sono stati quantificati, sono stati correlati con le sensazioni odorose, però ogni composto ha un suo livello di soglia minima al di sotto della quale non viene percepito dall'olfatto. Quindi di questi 100 poi, insomma, diciamo che quelli importanti sono circa una trentina di composti importanti nelle uve, e che sono quelli che danno le sensazioni odorose più piacevoli. Anche qui allora bisogna fare tutta una distinzione, no? Abbiamo diversi composti di sostanze aromatiche, e ce ne sono alcune che hanno una soglia, come i norisoprenoidi, che hanno una soglia di percezione molto molto bassa, e quindi sono fondamentali per le note, quelle più evidenti, molto spesso anche più piacevole, di frutta matura, di frutta esotica, e poi lì potete andare nel frutto della passione o nel mielato o così via. E allora, ancora per capire quanto è importante la gestione della parete gestativa, queste sostanze norisoprenoidiche hanno un composto, un punto di partenza, che sono i carotenoidi. I carotenoidi sono dei pigmenti che si accumulano soprattutto nella buccia dell'uva, e che hanno il loro scopo è quello di proteggere la clorofilla da fenomeni di ossidazione. Con l'andare dall'invaiatura in avanti, questi carotenoidi, ma soprattutto sotto l'effetto della luce, sotto l'effetto delle temperature, si trasformano proprio in norisoprenoidi, quindi questi composti a 13 atomi di carbonio. E allora, ecco, se un grappolo fosse eccessivamente all'ombra, se un grappolo non potesse ricevere la luce e così via, ecco che anche la sintesi di questi composti sarebbe un po' compromessa. Per cui, ecco, ancora una volta, i grappoli devono essere mediamente esposti alla luce, e un altro esempio è proprio questa trasformazione di carotenoidi, xantofille e altri composti che fanno sempre parte comunque di questi pigmenti che hanno uno scopo di protezione dei fenomeni ossidativi, portano alla sintesi di norisoprenoidi. Allora, diciamo che ci sono composti odorosi, ad esempio nel Riesling, il TDN, è importantissimo per avere poi nel corso dell'evoluzione questi sentori un po' di idrocarburi, di metilidronaftalene, ma ci sono anche il beta-ionone, cioè proprio ci sono tantissimi di questi norisoprenoidi, la cui caratteristica è proprio quella di essere più facilmente percepibili rispetto ad altre classi, per cui sono importantissimi, e la loro sintesi viene proprio avvantaggiata, viene aumentata attraverso due cose: uno, la esposizione alla luce, come dicevo prima; secondo, nel ritardo di maturazione. Più si ritarda la maturazione e più si tende ad avere una ricchezza di questi composti. Poi abbiamo i terpeni, un'altra classe importantissima, quella forse che dà ancora più delicatezza ai profumi, perché sono i sentori legati al floreale, alla frutta bianca, alla frutta non troppo matura. E allora, anche qui abbiamo i principali, che sono, non so, il linolene, il nerolo, il geraniolo, così via. Sono composti estremamente o comunque ormai sicuramente legati a sensazioni odorose, rosa, fiori d'arancio o la citronella, ecco, con il caso del citronellolo, e quindi
sono dei composti tipicamente delle uve, sono composti anche in questo caso dove sì, le escursioni termiche, ma soprattutto le notti non troppo calde, le notti un po' più fresche e le giornate non troppo calde determinano una loro sintesi. Sono dei composti importantissimi perché sono tipici delle varietà che conosciamo meglio, quindi lo Chardonnay, quindi i Pinot e così via. Allora, carotenoidi, come si stimola la loro sintesi? Uve assolutamente sane, questo è importantissimo per tutti, ma in particolar modo proprio per i carotenoidi, per i terpeni. Escursioni termiche. Evitare stati di umidità anche all'interno della chioma e ancora maturazioni perfette. Quindi anche per questi composti solitamente la curva di accumulo degli zuccheri deve essere completata e anche forse attendere qualche giorno in più. Per cui se noi anticipiamo la raccolta cerchiamo probabilmente e quasi sicuramente rinunciamo a una quota di sostanze terpeniche. Qui anche questo, dicevo, è un altro grosso comparto aromatico importante. Poi abbiamo i composti solforati tipici, quelli del Sauvignon. In questo caso, ecco, ho dimenticato di dirvi che questi composti qui parlavo prima, i norisoprenoidi e i terpeni, noi quando mangiamo l'uva non li sentiamo questi sapori, perché questo composto chimico è sempre legato a uno zucchero e soltanto nel corso della fermentazione ci sono l'attività di alcuni enzimi che scindono questo legame tra zucchero e composto aromatico, e allora ecco che l'aroma si può sprigionare. Professor Moio, per rendere ancora più chiara questo fenomeno, fa vedere dei palloncini, no? Dei palloncini, ecco che arriva l'enzima che taglia lo spago del palloncino e il palloncino può andare verso l'alto, ecco in questo caso la glicolisi che avviene, quindi la rottura del legame con lo zucchero è la sensazione. Nel caso invece di composti solforati, tipici del Sauvignon, questi non sono legati a uno zucchero, bensì sono legati a un aminoacido che è la cisteina. Allora qui interviene un altro enzima che scinde ancora il legame e permette a questi composti di avere i sentori tipici del Sauvignon. E quindi questi tioli soprattutto, no? Allora, ecco, anche qua è importante ancora nel corso della maturazione, per quanto riguarda specificamente il Sauvignon, capire che più si protrae la maturazione, più si va oltre quella curva che dicevo prima degli zuccheri che raggiunge il suo massimo, se noi spostiamo la data di vendemmia un po' più avanti, arricchiamo le uve di questi composti solforati. Quindi questa è un'altra strategia per avere dei Sauvignon, quelli proprio che molto spesso veramente i tipici Sauvignon molto carichi di sostanze aromatiche, rispetto invece a una vendemmia fatta magari anche solo una settimana prima, dove invece si limitano un po' questi sentori così intensi tipici del Sauvignon, che stanno soprattutto nei composti tionici. Tutti quanti questi composti di cui vi sto parlando iniziano il loro accumulo dal momento dell'invaiatura. Tutti, dall'invaiatura in avanti, questi composti aumentano. La capacità proprio del viticoltore sta nel comprendere, intanto nell'avere in mente realmente cosa vuole, ma poi nel comprendere qual è il momento ideale di vendemmia in funzione del massimo livello di questi composti. Allora vi dicevo, per quanto riguarda ad esempio i composti tiolici e i norisoprenoidi, se attendiamo un po' di più maggiore questa sintesi, per i composti terpenici invece ne è troppo il contrario. Più aspetto e meno e più riduco la sintesi di questi composti terpenici. Nei composti aromatici però ve ne è una classe che sono le metossipirazine, sono quattro le principali metossipirazine, che invece sono massime al momento dell'invaiatura e poi più man mano che inizia la maturazione queste calano. E sono quelle che danno proprio i sentori a volte non sempre piacevoli di erba, di verde, di pisello e così via. E allora anche in questo caso queste metossipirazine, la loro degradazione che è cercata per avere dei vini più rotondi, più morbidi, meno aggressivi a volte, bisogna far sì che soprattutto, non so, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, dove sono le uve sono più ricche di questi composti, ancora una volta devono essere grappoli esposti alla luce del sole, perché grazie all'effetto luminoso questi composti vengono maggiormente degradati. Noi dobbiamo arrivare in maturazione con la quantità minima possibile, almeno un po' forse anche per come intendo io i vini, perché
come piacciono a me, un po' i vini rossi, con una minima quantità di metossi pirazzine. Quindi in questo caso, Diego, non è tanto la temperatura quanto la luce? La luce è importante per metossi pirazzine. Ovviamente la luce poi è sempre associata anche alla temperatura. E tra l'altro da tenere presente che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare che uno stress idrico porti a una riduzione delle metossi pirazzine, non avviene proprio così. È proprio l'effetto contrario. Più abbiamo uno stress idrico e più le metossi pirazzine non vengono degradate. Per cui anche nel caso delle varietà rosse è vero che bisogna che dall'invaiatura in poi i vitigni rossi abbiano una certa sofferenza idrica, ma se noi oltrepassiamo il termine sofferenza, andiamo verso stress idrico, questo diventa negativo. Un esempio è proprio le metossi pirazzine, che verrebbero degradate con minor facilità in una situazione di stress idrico. Quindi ricordiamoci, nel caso dei rossi, mai stress idrico, ma carenza, sofferenza idrica dopo l'invaiatura, ma non portarli su fenomeni di stress idrico. Cioè, appena vedete che le foglie centrali della parete vegetativa cominciano a ingiallire, allora lì vuol dire che siamo in una situazione quasi di stress idrico, allora interveniamo in qualche modo, possibilmente con un po' di acqua, basta anche un paio d'ore alla settimana, giusto per favorire una corretta maturazione. Okay. E nel caso dei bianchi, invece, neanche la parola sofferenza idrica è permessa dalla maturazione in avanti. I bianchi devono appunto essere giustamente idratati, poco ovviamente, meno rispetto a quanto lo si fa fino all'invaiatura, ma non dobbiamo dimenticarci l'irrigazione dopo l'invaiatura neanche nei bianchi. Allora, parlavamo delle metossi pirazzine, abbiamo detto che sono importanti perché, contrariamente alle altre composti odorosi, sono presenti in quantità massima al momento dell'invaiatura, e poi dobbiamo fare di tutto affinché la loro degradazione sia più stimolata possibile. Quindi ecco, composti terpenici, norisoprenoidi, composti tiolici, metossi pirazzine, queste sono le classi di composti aromatici più importanti. Non tutte vanno nella stessa direzione una rispetto all'altra. È bene a volte anche andare un po' in sovramaturazione per portare un maggior contributo di certi composti, dicevo prima, nel caso del Sauvignon o nel caso dei norisoprenoidi. E quindi ecco, il compito del viticoltore non è secondario neanche in questa fase per questi composti. Poi abbiamo nelle varietà rosse invece le sostanze coloranti. Quelle che a noi interessano maggiormente sono appunto gli antociani e i tannini. E ancora una volta, anche qui è chiaro che tutto il percorso di metabolico, o chiamiamolo enzimatico, che porta alla sintesi di questi composti parte dalla fenilalanina, è un amminoacido, e comunque che è stimolata dalla reazione ultravioletta. Per cui, ancora una volta, se vogliamo che le uve possano ottenere un'ottima colorazione, bisogna che siano esposte alla luce del sole. Per cui ancora la gestione della parete vegetativa, io ritengo che la defogliazione fatta in prefioritura o in fase di allegagione sia probabilmente la strategia migliore per arrivare ad una parete vegetativa che copra, ma non per non più del 50%, i grappoli, come avevamo detto prima. Con queste annate così imprevedibili, forse sarebbe anche uno sbaglio arrivare in invaiatura con grappoli eccessivamente esposti. Quindi direi che la sfogliatura fatta in quella fase lì è il momento migliore affinché poi la vegetazione si ricombina un po' e copre nelle quantità che vi dicevo prima i grappoli. Altrimenti subito dopo l'invaiatura si può fare una defogliazione, non subito, ma aspettiamo un pochettino, una settimana o a piena invaiatura, ecco, diciamo, per togliere le foglie affinché si possa essere questo effetto stimolante di raggi ultravioletti nella sintesi, nello stimolare le diverse tappe che portano alla formazione dei composti, delle sostanze coloranti. Quindi sulla bacca nera, sui vitigni a bacca nera, Diego, scusa, 75% dell'invaiatura, 100% dell'invaiatura, che cosa secondo te sono due momenti buoni, meglio il 100%? Sì, perché io ripeto, sono angosciato da questa imprevedibilità del clima, no? E allora direi che quasi quasi aspetterei un 100% di invaiatura per fare l'ultimo intervento di defogliazione. Okay. Ecco, dimenticavo di dire che
le sostanze coloranti rispetto ai composti aromatici sono un po' meno sensibili in termini di temperatura e luce, per cui quando noi facciamo le defogliazioni, per quanto riguarda i rossi defogliamo destra e sinistra della parete, per quanto riguarda i bianchi invece cerchiamo di defogliare soltanto la parte a est, proprio perché le sostanze aromatiche sono più sensibili, hanno una soglia termica ideale che è più bassa rispetto alle sostanze coloranti, per cui proprio la strategia corretta è quella di non esporre troppo i grappoli delle varietà bianche alla luce del sole, per cui anche quando facciamo le defogliazioni primaverili magari siamo più severi sul lato est e un po' meno severi o per niente proprio senza defogliare il lato ad ovest. Nel caso di rossi invece possiamo defogliare destra e sinistra e anche l'ultima defogliazione fatta al 100% di invaiatura può essere, può interessare sia destra che tutti e due i lati della parete. Okay. Perché è importante? Perché anche comunque i tannini sappiamo aumentare e poi degradare, e quindi ecco che un grappolo ben esposto ha un accumulo di tannini e questi tannini poi cominciano a ridursi, di modo che quando siamo in fase di invaiatura la loro aggressività è minore. Qual è il momento ideale se vogliamo considerare sostanze coloranti per la raccolta? Solitamente si dice in linea generale una settimana dopo il raggiungimento del massimo plateau di cumulo zuccherino. Quindi quando ancora, anche in questo caso, cioè, la preparazione tecnica del viticoltore oggi non può più limitarsi ad osservare l'uva, deve anche avvalersi di un piccolo pH-metro, un piccolo per fare l'acidità, lo zucchero, per cui ecco che la curva di maturazione secondo me è un'altra tecnica ormai imprescindibile. Impariamo a farla bene, impariamo a farla ogni anno sugli stessi filari, mettiamo via i dati ogni anno, impariamo a non raccogliere i grappoli ma magari pezzi di grappoli in modo per avere una maggior campionatura, una maggior rappresentatività del mio campione, e quando vediamo che per due prelievi successivi o tre prelievi di zuccheri non aumentano, cominciamo a calcolare, fra una settimana avrò quasi sicuramente la massima ricchezza in sostanze coloranti delle mie uve. Per cui quello è il momento per vendemmiare. Se io attendessi oltre, a quel punto entrano in azione alcuni fenomeni di degradazione cellulare, per cui anche la stabilità diventa inferiore. Per cui diciamo che di quello che vi ho cercato così in breve tempo di raccontarvi è che possiamo guidare la maturazione. Le tecniche ci sono, secondo me, ho ripetuto più volte, la più importante è la gestione della parete vegetativa, ma anche la gestione della concimazione e dell'irrigazione sono strategie importantissime per avere una maturazione che in qualche modo possa anche contrastare il cambio climatico. Guardate, il cambio climatico ci darà da pensare qua in avanti molto di più di quanto abbiamo dei problemi che ci ha dato fino adesso. Questa annata insieme al 2017 probabilmente sono due annate veramente, veramente didattiche per quanto riguarda il cambio climatico. Finisco solo un attimo con un'ultima osservazione. Fino a qualche anno fa, quando c'era l'importanza di avere questi rossi ricchi in zuccheri e ricchi anche in sostanze coloranti per fenomeni di concentrazione, si utilizzava la tecnica dell'appassimento, no? Dell'appassimento in cassetta, per cui in Veneto, ma anche in Friuli, insomma, adesso meno, ma fino a qualche anno fa era una tecnica veramente molto utilizzata, ma anche in Merlot, anche nei Cabernet, quella di raccogliere l'uva e poi lasciarla un mese in cassetta per farla concentrare. No? Allora, quando noi raccogliamo un'uva e la mettiamo in appassimento, e queste esperienze ci vengono soprattutto per la varietà corvina, quindi per l'ottenimento dell'amarone, avvengono due fenomeni fondamentali, non soltanto un arricchimento in sostanze aromatiche e coloranti per concentrazione, ma anche per neosintesi, cioè per nuova sintesi di composti aromatici, anche se diversi rispetto a quelli che si hanno in pianta, anche perché questi nuovi composti molto spesso derivano
da composti aromatici già presenti che si trasformano. Quindi ecco i sentori di uva passa, i sentori di panettone, i sentori ancora più intensi di frutta esotica si hanno molto spesso per sintesi, neosintesi di sostanze aromatiche. Per cui avvengono questi due fenomeni. Nei primi 15-20 giorni ancora sintesi, neosintesi di sostanze coloranti, sostanze aromatiche. Poi, dopo circa il primo, quando abbiamo raggiunto un 15% di appassimento, quindi vuol dire in funzione anche poi dei locali che si hanno, ma insomma dopo 20-25 giorni, invece iniziano i fenomeni invece di concentrazione di queste sostanze. Per quello che alla fine noi abbiamo delle uve che sono molto più ricche nei composti che cercavamo. Quindi questi sono i due fenomeni. Oggi però siamo sicuri che abbiamo proprio bisogno, visto questo cambiamento climatico, visto queste maturazioni quasi sempre anche abbastanza spinte, che abbiamo bisogno di concentrare ulteriormente. Allora forse una tecnica che potrebbe sostituire l'appassimento in cassetta, una tecnica non nuova che appunto si fa già da tanto tempo, è quella dell'appassimento in pianta, quindi quasi di una seconda maturazione attraverso il taglio del traccio. Io personalmente l'ho provata, l'ho verificata anche sul Tokai, l'abbiamo provata sul Merlot, sul Cabernet o così via. Effettivamente è una tecnica che funziona, però anche qui non è che dobbiamo lasciare l'uva un mese in pianta. Una settimana, 10 giorni è già sufficiente per avere una accelerazione nella maturazione e per portarla ancora in parte alla neosintesi di questi composti o alla piena sintesi di composti, quelli diciamo tradizionali. Per cui il taglio del tralcio deve avvenire mediamente una settimana prima di quella che è la data di vendemmia stabilita oppure una settimana prima della piena maturazione, e lasciando l'uva 8, 10, 12 giorni. Non serve assolutamente di più per avere questo incremento, questo completamento di tutti i composti che ci possono essere all'interno della pianta. È vero, ci sono varietà che si prestano meglio, probabilmente le varietà rosse. Stiamo attenti perché se noi protraiamo troppo questo periodo che vi ho detto, al massimo 10-12 giorni, anche a livello di sostanze coloranti vengono si ha una percentuale più elevata di antociani disostituiti, cianidina e piovidina, che sono quelli meno stabili poi per un vino da lungo invecchiamento. Per cui non esageriamo con le 3-4 settimane, ne bastano molto meno. Ho provato nei bianchi, dicevo, il Tokai, ottimo risultato, anche se andiamo un po' oltre quella che poi diventa la tipicità aromatica del Tokai. Abbiamo dei sentori sicuramente di norisoprenoidi più accentuati, però comunque dei vini estremamente interessanti e piacevoli. In Crocio Manzoni, ad esempio, non si presta assolutamente all'appassimento in pianta, o forse anche, non l'ho mai provato, probabilmente anche il Pinot, Pinot Grigio, Pinot Bianco. Però ecco, direi che si potrebbe sostituire il lavoro molto più impegnativo dell'appassimento in cassetta con l'appassimento in pianta, però nei tempi che vi dicevo prima. Quindi il taglio va fatto qualche giorno prima della piena maturazione e va lasciato 10-12 giorni, non serve di più. Stiamo attenti perché se questa tecnica la si fa per parecchio tempo, potrebbe in qualche modo compromettere poi la partenza primaverile, perché ovviamente se io taglio il tralcio tutte quelle foglie non traslocheranno, l'ultima loro attività non sarà portata sulle radici e quindi la pianta un po' alla volta si avrà meno sostanze di riserva, per cui ancora più importante diventa, quando si fa il taglio del tralcio dopo la vendemmia, fare una concimazione azotata per ristabilire queste sostanze di riserva a livello di apparati radicali. Però ecco, anche questa è una tecnica importante. Per quanto riguarda, finisco, quest'anno direi che gli abbassamenti termici che abbiamo avuto queste ultime due notti,
lasciano veramente preludere, presagire o sperare in una ottima sintesi di sostanze aromatiche, di sostanze coloranti, ma soprattutto di sostanze aromatiche. Per cui se adesso il tempo, almeno dicono che le prossime 2 settimane il tempo si stabilizzerà, e se resterà così con temperature durante il giorno che non vanno oltre i 28-29 gradi, di notte che possono arrivare a 17-18 gradi, sarebbero le condizioni ideali per avere un'ottima maturazione in tutti questi piccoli dettagli che ho cercato di raccontarvi. Diego, sei stato sintetico ma estremamente dettagliato nel raccontare appunto le diversi componenti e elementi della maturazione, e quindi ti ringrazio. Penso per tutti è stata una bella così... Buona galoppata, scusate, bisognerebbe farle con più calma. Ma... No, va bene, ma è appunto sono queste così, un po' sintesi, no? Conversazioni sul momenti di che cosa sta succedendo nella pianta, no? Cioè, in breve hai ripassato, hai rimesso insieme anche che cosa uno avrebbe dovuto fare o ha fatto, perché qualcuno magari appunto si è comportato, è stato attento alla gestione della chioma a cui ho fatto spesso riferimento, e quindi lì aggiungo anche alle misure della chioma, no? Misurare abbastanza facilmente, si può misurare una SFE come minimo, no? A portata di tutti, magari ecco le superfici fogliare o l'area fogliare più complessa, ma una superficie fogliare esterna, no? Può essere già un elemento che mi può dare un numero che correlato con i grappoli, con la produzione, ha un significato molto importante. La luminosità... Se mi permetti, sempre a questo pallino che ho di questo cambiamento climatico, dobbiamo forse anche rivedere questo concetto qui accennare adesso di superficie fogliare esposta, perché effettivamente abbiamo più giornate di luce, no? C'è più luce rispetto a 20 o 30 anni fa, per cui questo famoso un metro quadro di superficie fogliare per chilo di uva, forse potremmo anche ridurre un po' questi valori con pareti fogliari forse anche un po' meno espanse, un po' più ridotte, proprio perché effettivamente di luce ce n'è di più, non perché il sole faccia più luce, ma perché ci sono meno giornate di cielo nuvoloso, a parte il mese di maggio che quello è tutto quello che ci stanno facendo. Si sta dimostrando invece un po' più piovoso, però durante l'estate abbiamo più luce, quindi forse anche la parete fogliare va forse ridotta o studiata anche in modo un po' diverso. Io mi immagino quasi un cono rivolto verso l'alto, di modo che si possa avere anche un po' di protezione dei grappoli, no? Magari grappoli con meno foglie, però un po' protetti dalla parte alta della chioma, no? Quindi anche il nord-sud, non so se sia sempre più un concetto corretto nelle lezioni itinerari, ma capite, ci sono tante piccole cose che dovremmo discuterne e ragionarci assieme per capire cosa dobbiamo fare proprio per, in attesa, chissà mai se verrà, che il miglioramento genetico ci dia la vita del genotipo ideale, insomma, che sa resistere alle alte temperature, alle stress idrico e così via. Nel frattempo noi agronomi dobbiamo immaginarci proprio anche tutti questi piccoli accorgimenti, direzioni filari, dalla chioma, non soltanto un parallelepipedo, ma forse un po' più un cono, tutte quante queste cose, insomma, no? E così via. È interessante. Allora, ci sono alcune domande, ma intanto che le mettiamo, volevo dire che è interessante perché tu hai fatto una, hai preso, hai ricordato alcuni elementi, no? Chiave della qualità, no? Del potenziale qualitativo di un vigneto, no? Lo stress idrico, appunto la superficie fogliare, la gestione della nutrizione e quindi di conseguenza di quella che possiamo definire così anche in termine semplice vigoria, e altri, e sono tra l'altro tutti, sono 4 dei parametri dell'indice Bigot, quello che ho presentato lo scorso anno, quindi l'indice del potenziale qualitativo del vigneto, che tiene in considerazione questo, tiene in considerazione anche la sanità. E poi appunto gli altri sono morfologia del grappolo, cioè tipologia di grappolo più o meno compatto, questo anche sempre in funzione della luce che entra tra gli acini ed è una componente veramente importante proprio su quello che ci hai ricordato anche tu oggi, biodiversità, produzione, la produzione per ceppo,
correlata con la SFE, con la superficie fogliare esposta, ha ovviamente una dinamica. Ma giusto era così, volevo solo collegare questo interessante, che appunto avere questo approccio di fatto, la mia idea, ma so benissimo essere anche la tua, perché senza avertelo detto hai utilizzato ovviamente gli stessi parametri, perché non è che me li sono inventati io, ma sono quelli che bisogna tenere presenti per un potenziale qualitativo, cioè non esiste soltanto uno, anzi ne esistono tanti. Ecco, questo è un po' volevo... Sì, sì, no, per quello che ho premesso, che parlare di maturazione bisogna partire dal germogliamento, no? Proprio per queste cose che stai dicendo tu. Sì. Allora, Ughetta Bogliolo, ciao Ughetta, una pelonauta che ha frequentato Friuli sicuramente, ma sicuramente Sardegna, visto che è la sua zona d'origine, ci chiede qual è il contenuto ideale in potassio. Ah, guarda, io ti so dire il contenuto ideale in potassio nel suolo, che dovrebbe essere almeno da 80 a 120 ppm, poi sempre in equilibrio con il magnesio, perché sappiamo che c'è una grossa competizione tra magnesio e potassio, quindi il rapporto MgK almeno tra valori 3 e 5, quando siamo sotto il 3 o sopra il 6, bisogna intervenire o in un caso o nell'altro. Okay. Per cui sì, diciamo, stiamo attenti soprattutto al contenuto di potassio che c'è nel terreno, ecco, questo sì. Quindi sì. 80-120, insomma. Nei mosti è estremamente variabile questo contenuto, dipende ovviamente dal porto innesto, perché sì, il porto innesto ha capacità di assorbimento molto differenti per quanto riguarda il potassio e il tipo di suolo, perché alcuni suoli e condizioni pedoclimatiche favoriscono o meno l'assorbimento di potassio, e non esistono valori ideali. Certo, mediamente ne vorremmo avere di meno, proprio per non perdere con le precipitazioni tartariche, l'aceto tartarico fondamentalmente. Ecco. Quindi comunque è vero, cioè, è chiaro che terreni estremamente argillosi, il potassio è molto più legato, è meno cedibile. Sì. Anche i terreni vulcanici, ad esempio, quello ne hai quantità esagerate, anche 500, 600, 700 ppm, però non sono assolutamente disponibili per la vita, no? Per cui bisogna fare sempre attenzione alla situazione pedologica in cui ti trovi. Però diciamo che il potassio è, insieme all'azoto, sono i due elementi principali, importantissimi. Sì. Allora, Lucio Caldera, in Trentino per protocollo interrompiamo i trattamenti minimo un mese prima della vendemmia, arriviamo pieni di peronospora sulle foglie nuove, come la vedete? Io la vedo male, perché almeno, vi ricordate proprio, 2020, l'anno scorso, primi di agosto, grandi precipitazioni, la gente ha cominciato a raccogliere la glera verso il 10-15 settembre, convinti che l'uva fosse matura, hanno interrotto le consegne in cantina perché non c'era gradazione zuccherina. Proprio perché le femminelle erano state totalmente disintegrate, è la parola giusta, dalla peronospora. Hanno dovuto attendere un'altra settimana, 10 giorni, per raggiungere un livello minimo di zuccheri e per poter riprendere le vendemmie. L'uva sembrava matura, ma non aveva zuccheri per questo motivo. L'unica spiegazione era proprio questa. Per cui direi che, secondo me, le femminelle sono veramente una parte del motore della pianta indispensabile. Dicevo, in queste ultime annate sempre di più ci troviamo con queste femminelle così compromesse, per cui io almeno il mio suggerimento sarebbe: gli ultimi due trattamenti trattiamo solo le femminelle, solo la parte alta, non trattiamo i grappoli, anche perché sappiamo che il rame sui grappoli può essere compromettente per quanto riguarda poi ad esempio tutti quanti i composti tiolici del sognon, così, perché si ha una precipitazione, legame tra rame e composti tiolici con precipitazione, per cui trattiamo solo la parte alta della vegetazione per salvare le femminelle sono fondamentali, sono proprio, se voglio, parlando in termini di arricchimento di zuccheri, ecco. Certo. Per cui questo, insomma, io la vedrei proprio in questo modo qua. Salviamo le femminelle, perché sono veramente, sì, veramente importanti. Sono d'accordo. E anche perché ho visto anch'io fenomeni anche in zone, diciamo, meno piovose, in Umbria, 2 anni fa,
ci sono state delle precipitazioni, una sequenza di precipitazioni di tempo umido per 2 o 3 giorni tra il 15 e il 20 di settembre, che hanno fatto letteralmente scomparire la chioma perché era completamente andata distrutta dalle infezioni di peronospora. Sì, sì, è così. E che erano quasi assenti fino a alcune settimane prima. Quindi durante un'estate completamente asciutta, poi dimenticarsi di difendere la chioma in quella fase lì ha compromesso veramente gravemente la maturazione, gravemente. Sì, sì. Ma guardate, proprio quello che dicevo prima dell'anno scorso, nel era proprio quello la spiegazione. Sì, sì, e tanti non capivano perché stessero cadendo le foglie. Questo era la fine settembre, primi di ottobre, no? Ma non era il fenomeno di senescenza, ma erano completamente invase da peronospora mosaico, certo. Quindi rasa, quella che appunto sporola molto molto bassa, poco, no? Questa forma particolare proprio perché le condizioni non sono ideali per lo suo sviluppo, ma lo sono state quando invece le foglie erano completamente scoperte, no? Non più sì, sì, anche perché poi pensate, è tutto inoculo che va per terra ed è pronto la prima successiva per l'infezione sì, primaria. Sì. È per gli anni. Va bene, no. Allora, qua abbiamo molti, molti che ci salutano e che ti fanno i complimenti perché hai fatto, appunto, come dice Marco Ghetta, limpida, sintesi molto limpida, sempre molto utile, eccetera. E quindi e molti altri per la ottima esposizione di cui ti ringrazio, Diego, ti ringrazio per la capacità che conoscevo, soprattutto perché so che è un argomento che hai sempre seguito e con attenzione e col dettaglio che serve per poi poterlo comprendere, ecco. Tra l'altro ci saluta anche il nostro comune amico Mauro Schifo. Grazie, no, Mauro, buongiorno. Grande, allora sì, abbiamo ancora guarda, giusto velocemente prima di andare a, so che oggi appunto come ci hai detto prima sei impegnato ad andare a fare misure, no? Sì, sì, adesso vedo che stiamo guardando che si sta anche schiarendo qui a Conegliano, per cui adesso sì, vado in vigneto a fare un po' di fotosintesi. Fabio Zappellini, qual è la gestione ideale della defogliazione per produrre un vino rosso frizzante come il Lambrusco in terreni argillosi e vitigni vigorosi? La gestione ideale della defogliazione per produrre un vino rosso frizzante come il Lambrusco. Allora, se partiamo un vino rosso frizzante, già mi fa pensare che non è un vino che abbia bisogno di grande alcolicità, che non ha bisogno di grandi sostanze coloranti, che invece, dove invece probabilmente il quadro acido diventa prioritario. Per cui ecco che poi terreni argillosi, quindi vuol dire che già un terreno argilloso, se ben gestito, dà anche una certa vigoria, tanto più poi anche con vitigni vigorosi. Per cui direi che in questo caso io non spingerei una defogliazione sui livelli massimi, cercherei di avere una chioma, non dico, insomma, una chioma nei suoi giusti volumi e un grappolo forse un po' più protetto dalle foglie rispetto che troppo esposto, proprio perché non stiamo cercando zuccheri, non stiamo cercando alcol, non stiamo cercando sostanze coloranti, dobbiamo avere un vino invece anche con più ricco in sostanze terpeniche piuttosto che in sostanze derivate da noi isoprenoidi. Per cui farei una gestione della chioma, ecco, in questo caso sì, probabilmente con una defogliazione soltanto in fase di prefioritura o in fase di immediata post-fioritura, poi lo lascerei andare da sola senza più intervenire sulla chioma, proprio perché sia un po' più protetto il grappolo, ecco, proprio per queste cose che vi dicevo prima. Credo che questa sia proprio la situazione ideale, insomma. Anche qui gestire bene con 3 o anche 4 interventi di concimazione azotata. Ecco, quando parlo di concimazione azotata, fioritura e invaiatura, mi riferisco sempre alla fetta irrigazione, che è il sistema più semplice. O con ala gocciolante fuori terra, o meglio ancora sottoterra, e questo diventa strategico proprio la disponibilità di questo impianto di irrigazione per calibrare bene questo nutrimento azotato, e allora anche
per ottenere questi vini rossi frizzanti, questa tecnica che stiamo mettendo a punto per il glera potrebbe essere adatta anche per ottenere dei vini rossi meno ricchi in alcol, in colore, ma un po' più acidi, quindi più piacevoli. Sempre però comunque con una gestione della chioma non troppo, troppo spinta. Ottimo, grazie, grazie Diego. Allora, abbiamo ancora Francesco Russo. Avrei una domanda da fare. Se il grappolo al momento della raccolta è imbrattato di zolfo ramato, a cosa vado incontro? Imbrattato di zolfo ramato. Ma sai, adesso c'è comunque... Ho sentito che ci sono delle aziende, sai, dove si vuole non trascurare nulla, non lasciare nulla al caso, che prima della vendemmia passano con l'atomizzatore e lavano i grappoli. Proprio perché venga tolto qualsiasi residuo esterno, ovviamente, no? Non lo so, zolfo ramato, noi sappiamo che il rame in fase di fermentazione precipita al 95%, per cui non si hanno poi problemi di rame nei vini, no? Perché precipita totalmente. Sì. Non so, non credo che ci siano, che ci possano essere delle conseguenze, insomma, ecco. Però nel dubbio dico che ci sono delle aziende che proprio fanno questo lavaggio. Addirittura anche lavaggio delle... una volta vendemmiata, c'è qualcuno che si spinge anche a lavare le uve una volta vendemmiata, ma direi che il passare con l'atomizzatore e bagnare proprio i grappoli può essere una tecnica per portare in cantina uva più pulita. Non so, ripeto, il rame precipita, ecco. Lo zolfo non credo, potrà dare forse qualche piccolo sentore, qualche odore iniziale magari, ma di ridotto, ma poi sono comunque odori che se ne vanno, quindi. Sì, forse con un'opportuna gestione poi dell'aria, e probabilmente molto è sublimato, voglio dire, no? Di questo zolfo che è rimasto lì sull'acido. Tra l'altro, sì. Allora abbiamo velocemente Carlo D'Angelone, buongiorno, che saluto, ciao Carlo, dal Piemonte, della nostra zona, non essendoci invasi, appunto Piemonte, Langhe, dintorni, Astigiano, al momento l'irrigazione non è praticabile, ma ne stiamo parlando. La somministrazione dell'azoto post-vendemmia normalmente la effettuiamo al terreno. Le somministrazioni dalla fioritura, cosa consiglia? Al terreno o per via fogliare? No, beh, io direi sempre sì, al terreno, no? Sì. Attraverso un impianto di irrigazione, nel caso vostro non ci sia, direi che la forma della nitrica è quella più immediatamente assorbibile da parte dell'apparato radicale, per cui io consiglierei la concimazione a livello di terreno con del nitrato. Per via fogliare ci sono state fatte delle prove, a dire il vero soprattutto per vedere se i trattamenti con urea o con altri prodotti potevano arricchire di aminoacidi le uve e quindi anche poi di sostanze aromatiche, però non si sono ottenuti dei grandi risultati. Io non ho provato a farlo invece per l'obiettivo acido, la concimazione fogliare, però direi che la concimazione al terreno con un leggero interramento sarebbe la cosa migliore, insomma. La concimazione fogliare è stata, ecco, ha dei buoni risultati per quanto riguarda un incremento dei precursori aromatici della famiglia dei tioli, con prove fatte sia in Francia da diversi ricercatori autori e anche in Italia. Anch'io ho fatto una prova alcuni anni fa di azoto e zolfo via fogliare pre-invaiatura, post-invaiatura, cioè nei dintorni dell'invaiatura su Sauvignon, quindi su varietà vitigni che hanno un buon patrimonio tiolico. La concimazione contemporanea fogliare di azoto e zolfo a determinati dosaggi determina un aumento dei precursori tiolici. Però ecco, azolfo ovviamente è uno zolfo nutrizionale, ecco, della pianta. Ok. Allora, va bene, allora, con i saluti finali di anche Salvatore Rolli, Enrico Barbon, ciao Enrico, e Fabio Zappellin che ci ringrazia, direi Diego che ci salutiamo. Vi saluto io, saluti grazie a tutti, grazie di avermi invitato e grazie. Buona vendemmia. Buona vendemmia anche a te, buon lavoro, grazie mille, in bocca al lupo per tutto Diego, e ti ringrazio ancora. Ci sentiamo presto. Saluti.
Ciao, anch'io saluto tutti, vi ringrazio, ci vediamo mercoledì prossimo con un altro ospite, un altro argomento, sempre legato alla maturazione, alla preparazione alla nostra preparazione per capire e comprendere meglio il processo di maturazione delle uve, il momento di vendemmia e anche con alcuni aspetti enologici che appunto non vi anticipo ma che troverete mercoledì prossimo. Buona giornata, buon monitoraggio, un carissimo saluto a tutti gli amperonauti e buon lavoro. Ciao.